Secondo episodio su Deadpool e sulla nuova raccolta di figurine e card di Panini a lui dedicata. Nel primo video abbiamo già dato una sfogliata all'album e abbiamo unboxato insieme un eco blister contenente 5 pacchetti e una card in edizione limitata. In questo video invece andremo ad aprire un box contenente 24 pacchetti di figurine e card e quindi ci saranno veramente tantissime figurine e tantissime card e ci potremo rendere un pochino conto di come sarà questa collezione. Non perdiamo altro tempo, ragazzi, e cominciamo. Iniziamo subito, ragazzi, perché i pacchetti sono tanti e quindi è il momento di darsi una mossa. Intanto volevo ricordarvi che sono in attesa, tanto bellissimi i pacchetti, l'illustrazione, sono in attesa dell'album cartonato, in attesa, oddio, come dicevo nel precedente video, non so quanti di voi l'abbiano già visto, c'è l'album cartonato che dovrebbe uscire sul sito di Panini, però ancora non ce n'è traccia, quindi spero che esca il prima possibile. Tanto bellissimo questo Spider-Man Black Suit simbionte, dovrebbe essere davvero fighissima. Questa è la card con Deadpool zombie. Le card, come dicevo nel precedente episodio, ragazzi, mi piacciono. C'è sempre il solito problema di Panini che quando fa queste raccolte con figurine e 50 card, purtroppo non c'è il raccoglitore. Io probabilmente utilizzerò un raccoglitore che avevo preso in più, sempre di Panini. Molto bella questa figurina. E anche questa. E questa è la seconda card, invece. Mamma mia, ce ne sono alcune, ragazzi, che secondo me hanno delle illustrazioni spettacolari. Poi, sempre qualità Panini, quindi per quanto di voi qui sotto nei commenti diranno ma sono brutte, ma sono meglio quelle altre. Sì, ragazzi, qualità Panini, prezzi Panini, che ultimamente tra l'altro stanno anche aumentando, ma finché rimangono dei prezzi abbordabili e dei prodotti, diciamo, accessibili a tutti, sono sì di una qualità media, ma comunque non mi lamenterei. Deadpool Agent of Weapon X, molto bella anche questa. Parlo sempre dell'illustrazione. Vi dicevo, danno purtroppo nelle raccolte con figurine e card, purtroppo non c'è il raccoglitore per le card, ma ci sono quei box che ci dobbiamo costruire da soli. Non so, la disposizione di queste figurine è senza senso. Ci sono delle figurine messe al contrario. Bellissima questa con la katana che gli trapassa il cranio. Ci sono delle figurine al contrario e non ne capisco il motivo. Anche le card sono spesso al contrario. Comunque, le illustrazioni delle card, ragazzi, secondo me sono sempre molto carine. A parte il bordo che secondo me è un po' indecente. Madonna, qui c'è una roba che illumina tantissimo. Oh, bella. Bella questa, ha questo bordo azzurro molto luminescente. Intanto ho già visto la card, mi sono spoilerato, ed è tipo il terzo doppione. Va bene così, questa già l'avevamo vista nel video precedente. E la scatolina per contenere le card è una trovata che secondo me fa abbastanza ribrezzo, perché le card sono belle da esporre, anche perché probabilmente sono una delle parti più belle della collezione, così come era per Spider-Man. Io quindi ho rimediato prendendomi... Oh, bellissima questa con Wolverine. E ovviamente lui che fa lo scemo. E ho risolto prendendo un raccoglitore in più delle Marvel Battles. Poi ne ho preso anche un altro in più della collezione di One Piece, insomma. E quindi quelli li userò per andarci a mettere le card di queste collezioni. Perché comunque, per quanto delle card semplici... Bellissima questa con Venom e Spider-Man... Belle. Per quanto comunque delle collezioni un po' così così, sono molto carine da esporre, quantomeno meglio di lasciarle all'interno del box di carta in cui per vederle, ogni tanto a me piace andarmi a sfogliare la collezione, e lasciarle dentro il box di carta secondo me è uno spreco, perché bisogna tirarle fuori, insomma. Invece con il raccoglitore si prende il raccoglitore, si sfoglia, insomma, fa sempre piacere.
Ah, bella questa. Questa anche nella copertina del fumetto, del comic. Molto belle. Poi comunque ragazzi, se volete l'anteprima delle card, io non gli ho dato un'occhiata troppo approfondita alla checklist che trovate all'inizio dell'album, perché in realtà mi piace un pochino scoprire le carte, cioè scoprirle con sbustando, insomma. Mamma mia, sta cosa di metterle al contrario non lo sopporto. Questa è il doppione, l'abbiamo trovata anche nello scorso video. Questa versione è stupenda e questa card già l'abbiamo vista prima. E quindi niente, secondo me è una buona collezione, dai, quando sono ispirate ai fumetti, queste raccolte della Marvel sono belle, mi piacciono, bellissima anche questa, mi piacciono perché appunto mi fanno fare un salto nel passato e con qualche scena del fumetto così, e mi piacciono tantissimo, quindi ben vengano. Se fossero state prese dal film, come dicevo nel video precedente, non credo che mi sarebbero piaciute più di tanto. Non perché non mi sia piaciuto il film, anzi, l'ho già visto tipo 3 volte, 3 o 4, ma perché comunque adoro invece le illustrazioni fatte in questo modo, è tutta un'altra cosa. Ma praticamente sono una specie, vedi, queste sono delle cartoline bellissime. Cioè, le card sono veramente originali, sono particolari e si addicono ovviamente a un personaggio come Deadpool. Mi aspettavo qualcosa del genere. E quindi, dai, verrà fuori una bella raccolta, secondo me. Qui cos'è? Tipo Agente 47. Bello Spider-Man. Io amo Spider-Man, ragazzi. Quanti di voi mi conoscono, che sono iscritti al canale da un po', già lo sapranno, ma io amo Spider-Man. X-Force, Cable, Deadpool. And only one will walk away. E siamo più o meno a metà, ragazzi. Mi devo dare una sbrigata perché non voglio farvi un video troppo lungo, non voglio annoiarvi. Anche se, dai, magari sono io noioso, però almeno le illustrazioni sono carine da vedere. E mi dispiace non poter andare ad attaccare. Intanto anche questa è doppiona. Non potevo andare ad attaccare le figurine sull'album perché, come dicevo, voglio quello cartonato, perché io colleziono quelli cartonati. L'ho cominciato da poco, a collezionarli, non è che sono un grande collezionista. Però, bella questa, mamma mia. Mamma mia. E quindi niente, quindi dovrò aspettare, mannaggia, che Panini renda disponibile l'album cartonato sul sito per andarlo a prendere e poi potrò attaccare le figurine. Questa cosa per me non esiste, però vabbè, tanto non si può fare altrimenti, ragazzi. Ce ne sono alcune che sono veramente belle. Vediamo questa anche. Somebody Call for a Temp. Molto belle. Dai, un album simpatico, una raccolta bellina da fare. Non costa tanto alla fine perché vi dicevo, l'album viene praticamente regalato all'interno dello starter pack quando uscirà, 5 euro. 5 euro le coblister per le carte in edizione limitata che molto probabilmente, anzi ve lo posso dare praticamente per certo, saranno 5 come al solito. Quindi quello lì come al solito per le raccolte Panini sarà lì un pochino il problema, tra virgolette, ovvero quello di finire le card in edizione limitata, perché nello starter pack ce ne saranno tre. Una si troverà, come ho fatto io, nelle coblister e poi bisognerà trovarne un'altra. Quindi se siete fortunati, magari con due coblister trovate tutte e due le card oltre a quelle dello starter pack e quindi finite la collezione. Io di solito ho bisogno o di comprare molti, cioè molti, 3 o 4, 5 coblister anche a collezione completata. Eccolo qui di nuovo, versione zombie, fighissima. Oppure devo recuperare l'ultima card, sempre quella più problematica, devo recuperarla sempre su Vinted o simile. Anche questa è stupenda, fa parte di una doppia. E la mia paura, anche qui Spider-Man, e qui la doppiona di quella che avevamo trovato all'inizio.
La mia paura è sempre la bordatura delle figurine panini, perché ho riscontrato che non sempre è azzeccata, è uguale per tutte le figurine, e quindi guardate qui, questa per esempio, anzi qui nemmeno tanto, si vede che qui è un po' più stretta di qui, però se poi quella superiore non ha lo stesso bordo, le immagini non corrispondono e quindi viene un po' un troiaio, come si dice. Mancano 4 pacchetti, ragazzi. Vado un po' più veloce, mi perdo meno in chiacchiere, magari, anche se cerco sempre in qualche modo di rendervi il tutto un po' più interessante, dandovi qualche informazione mentre spacchetto, mentre vedete le figurine. Anzi, fatemi sapere se vi piace questa modalità. E intanto andiamo avanti con gli ultimi 3 pacchetti. Belle queste. Queste disegnate, bella anche questa, col Venomized Deadpool. Wow, fighissima anche questa, mamma mia. Ce ne sono alcune, raga, che sono veramente, veramente belle. Merc with a Mouth. Queste sono praticamente sfottò delle locandine dei film. In questo caso dovrebbe essere lo squalo. Poi correggetemi se mi sto sbagliando, raga, ma sono bellissime, sono delle trovate geniali, secondo me, bellissime. Anche qui, sempre il buon Spider-Man, scusate, ma devo girare. Perché io poi, ragazzi, vedo quello che vedete voi. Io sto guardando attraverso la telecamera, quindi non sempre c'è chiappo, perdonatemi. Però spero in questo modo quantomeno di farvele vedere nel miglior modo possibile. Oh, l'altra metà del matrimonio, bellissima. Bene, bene, bene. Oh, ecco qui. Quindi questa è l'ultima card. Anche questa, secondo me, stupenda. Eccomi di nuovo qui, ragazzi, per la conclusione di questo secondo episodio. Una conclusione che cercherò di striminzire il più possibile perché già mi sono prolungato troppo. Confermo quanto detto nel primo video, ovvero che questa raccolta mi sta piacendo, è stupida al punto giusto, in pieno stile Deadpool. Le illustrazioni sono molto carine, molto ben fatte, almeno la maggior parte di esse. E quindi, ragazzi, cercherò di portare a termine la collezione, come faccio sempre. Sto ancora aspettando da parte di Panini l'album cartonato per poter attaccare finalmente le figurine e prenderò anche lo starter pack, quindi ci saranno dei nuovi video relativi a questa raccolta di Panini su Deadpool. Fatemi sapere se vi interessa e se vi interessa soprattutto la collezione completa, perché indipendentemente da questo io comunque la porterò a termine. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate delle illustrazioni, delle figurine, delle card, dell'album, di tutto quanto. Scrivetelo qui sotto nei commenti, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Date anche come sempre un'occhiata a tutto il resto perché non è solo un canale su figurine Panini, su card, eccetera, ma c'è tanta altra roba che potrebbe, come no, interessarvi. Quindi ragazzi, passo la parola a voi, ci sentiamo qui sotto nei commenti e ci vediamo come al solito a un prossimo appuntamento. Ciao ragazzi! A presto!